Bella ragazzi, come sempre Zam che vi parla, oggi sono qui con un nuovo gameplay su Call of Duty Modern Warfare 2 e come potete vedere stavo giocando nella modalità Dominio sulla mappa Afghan con il mio fido Scaracca silenziato con il quale ho preso una bella nucleare in all'incirca 8 minuti e ho terminato con un punteggio di 50 45-4, 54-4, boh, non mi ricordo, una delle due. Comunque, vi starete chiedendo perché sei qui di nuovo con un gameplay di MW2? Perché non metti qualcosa di MW3? Non ci sai forse giocare? No, non è che non ci so forse giocare, è che mi sono rotto il cazzo di giocare a... Ciao a MW3, perché boh, davvero io non riesco a fare nulla su quel gioco. Ma non è che sia sì, probabilmente sono diventato scarso io perché gioco praticamente solo su FIFA ormai. Però perché, cioè, io in genere quando compravo un gioco nuovo rimanevo comunque più che altro a giocare a COD. Perché però, questo quando c'era MW2 e COD 4, che erano giochi molto superiori a MW3. Infatti, da quando ho preso FIFA, sarà che FIFA è favoloso, però non sto più giocando a MW3, ai COD in particolare. Quando faccio, ecco, qualche partitina così su MW2 e su COD 4, in genere esce subito un gameplay che poi utilizzo. Ma perché MW3 è una merda? Perché, cioè, non saprei, i motivi sono talmente tanti che davvero non saprei elencarveli. Innanzitutto troviamo una connessione falsa, perché spesso, cioè no spesso, però qualche volta riesco ad avere quattro tacche anch'io, che cioè, sono le più false della storia, perché non è possibile, cioè vai in giro, tu spari per prima ad uno, l'hai ucciso, lui ti spara un colpo, ti shotta. Poi, un'altra cosa, la squilibria... Le armi sono squilibratissime, cioè non è possibile che se io vado in giro con l'ACR, che scarso non è, vengo massacrato da gente che va in giro con l'MP7, MP7, MP7 o MP9, non c'è differenza. Quelle due cazzo di armi sono troppo forti. Cioè, se fai un gioco, fallo almeno con un po' di intelligenza, fallo, non lo so, con un po' di cervello. Non puoi fare che un'arma è 3000 volte più forte dell'altra solo perché si sblocca all'ultimo livello, cioè non ha senso. E poi hanno alzato il livello di no, no, che cazzo sto a dire? Hanno depotenziato l'MP7 se non sbaglio con una patch, eppure è forte quanto prima. Cioè, allora le patch non le fate, perché se dovete farle e sono inutili perché non risolvono nulla, cioè lasciate tutto così com'è. E poi, boh, non è possibile, è diventato... COD è diventato un gioco a parte commerciale, vabbè, quello è normale, ma è per tutti, non dico che questo sia un bene, ma è troppo per tutti. Cioè, vedi la gente che fino a ieri vendeva panini sull'autostrada e giocava a COD che non riusciva nemmeno a fare una kill, lo vedi che ti fa una moba partita perché usa l'MP7 ancora. Cioè, l'hanno fatto troppo user friendly questo gioco. Già COD 4 e MW2 richiedevano ancora un po' di skill nel giocare, sapere un po' muoversi nella mappa, saper usare le armi, regolarsi un po' con la sensibilità. No, no, in MW3 hanno ribaltato tutto, 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 tutto. Pizza, pizza, pasta, pizza, cheat, yoman. Cioè, comunque no, davvero hanno fatto tanto, tanto, tanto semplice, che è un male, oddio, un male. È anche un bene, perché alla fine chi non era bravo, bravissimo negli altri COD può divertirsi come vuole, però, cioè, non puoi farlo così semplice. Cioè, se ci faccio giocare mio nonno, fa una MOAB, perché tutti ci riescono. E invece perché noi stronzi non ci riusciamo? Perché non ci giochiamo più? Perché non è possibile giocare a un gioco del genere. È diventato boh. Io ormai so, se gioco a COD sono o su COD 4 o su MW2. Perché sono gli unici giochi che ancora richiedono un po' di skill. E a tipo, mi ricordo nell'ultimo video c'era un beota che mi aveva scritto: "Ah cazzo, fai gameplay in COD 4 e in MW2, sono giochi vecchi, è una stronzata farci un gameplay." Kiko, vallo tu a fare un 76-11, non rompere il cazzo. Cioè, non dico che sia una partita favolosa che ho fatto 76-0, ma ho comunque fatto 66 uccisioni e 11 morti. Non sarà straordinario, ma perché non lo fai tu? Cioè, io vedo gli haters cominciano a fare che partita di merda. Poi vado a vedere il canale, 0 iscritti, ma quello è il minimo. Video 0, cioè,
Io come faccio a sapere se tu sei forte? Io non dico che devi avere un PVR, ma almeno se mi permettevo di commentare a qualcuno dicendo: "Ah, cazzo, questa partita fa schifo, io faccio di meglio." Io non so chi mi ha seguito fin dal primo video, ma io i miei primi 4-5 video, le mie prime 4-5 nucleari su MV2, cioè registravo con la telecamera, ma registravo, si potevano vedere. Adesso le ho messe non elencate perché ci sono gli idioti che vanno a vedere, che vedono quel video e dicono: ma non sai commentare, fai schifo." Certo, non so commentare nemmeno adesso, però se guardassi un po' la data in cui il video è stato realizzato, capiresti che c'è qualcosa che non va in tipo, quant'è, un anno che sto su YouTube, sarò migliorato un pochino? Secondo me, sì. Altrimenti non vi sareste nemmeno iscritti a questo canale e non stareste nemmeno guardando i miei video. Comunque, vabbè, chiusa questa parentesi un po' forse troppo incazzata che ho fatto, volevo avvertirvi che mercoledì, questo lo metto lunedì, mercoledì 17, che cosa sto dicendo? Mercoledì 21 caricherò un live commentary su FIFA, che ho fatto contro un tizio random online. E poi volevo avvisarvi, in questo video, quindi dopo non ditemi che non ve l'ho detto, ve lo dirò anche nella pagina Facebook, che boh, facciamo lunedì o martedì, fatemi pensare. Tipo, dai, sì, lunedì, martedì non ho quasi nulla da fare. Se no, no, facciamo mercoledì 7. Che dopo giovedì ho le gare d'atletica ad Ancona, quindi non farò nulla. Mercoledì 7 alle 3 e mezza, salvo che non sopraggiungano imprevisti, che non sono, non ho manco guardato il calendario, comunque magari ve lo dico, metto una notazione qui o altro. Mercoledì 7 alle 13:30, sì, alle 15:30 in punto io cancellerò la lista amici, quindi i primi che riusciranno ad aggiungermi bene, e gli altri non lo so, magari più avanti cancello la lista un po' per... Che poi non so questa cosa di avere gente come amico cosa voglia dire, perché non è che se mi invitate vengo, perché molto spesso sono già in gruppo oppure sto andando bene in una partita e quindi ecco, non è che vengo sempre ogni volta che mi invitate, però magari se una volta devo far gruppo, che sono da solo oppure ci servono persone per giocare, vi invito chi è online e così. Vi devo chiedere una cosa, però cercate di non partecipare perché dà fastidio davvero, cioè se uno sta andando bene e poi vede che mi partecipa uno e mi uccide, mi fa un po' incazzare perché, cioè, vedo che ce l'ho nella lista amici, cercasse almeno di non partecipare, questa è una cosa che un po' succede spesso, però vabbè, non è che posso ucciderli. E poi un'altra cosa, volevo dirvi che, oddio, non sto più registrando molto su COD, chi mi ha come amico lo sa che sono quasi sempre su FIFA, perciò non lo so se poteva piacervi un incremento di video di FIFA, un po' anche con qualche consiglio in più, perché ho visto, cioè io pensavo di essere messo male, ma c'è gente che davvero è messa peggio di me. Adesso non è che questo sia un peccato, ecco, tutti imparano, nemmeno io all'inizio su FIFA sapevo nemmeno come si mettesse la rosa, come si comprassero i giocatori, però ecco, posso darvi una mano, sono felice di farlo e come io ho detto mercoledì caricherò un live. E niente ragazzi, questa partita è finita, questo commentary è finito, fatemi sapere se siete d'accordo con me su quello che penso di MV3 o altro. E niente, spero vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate se non avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella!